Sto nella memoria, mi resta nella memoria la maglietta con il simbolo della Champions League, quella è grave, quella è clamorosa. Più grave il comunicato sull'Abruzzo rossonero. Ah, beh, quello, ecco, lì veramente si supera. Cioè, no, scusami, è come se Della Valle avesse fatto scrivere su ViolaChannel.tv Iachini ha giocato nella Fiorentina. Sì, sì, vabbè. Cioè, è uguale. Bravo. Scusami. Perché non l'ha fatto? Perché la Fiorentina non ha scritto che Iachini ha il cuore viola? Sì, vabbè, ma guarda, Tommaso, ma certe manfrine fanno parte anche di questo giochino. Ma sì, quella della maglietta, secondo me, è qualcosa che non va bene. Sì, da un grande club. Ma lì l'organo ufficiale del Milan chiama a raccolta l'Abruzzo rossonero. Sì, ma quello, cioè, altro che... E che fanno? Entrano in campo se la Pescara non segna, non capisco. Non lo so. Quindi voglio dirti, purtroppo la percentuale. Opinion maker rossoneri che scrivono sui siti, che frequentano televisioni, che pretendono di dare sempre e comunque lezioni di stile. Vabbè, ognuno, per carità, io rispetto anche a noi. Sì, sì, ma io rispetto tutti quanti, lezioni di stile alla stampa. Bucchioni ha preso delle infamate, Giorgio, ha detto delle cose da qui. Lezioni di stile. Ma d'altronde se il calcio. Aspetta, fammi finire questa che mi piace. Lezioni di stile alla stampa fiorentina le danno anche altri personaggi in questo momento, anche su altri argomenti. Noi ne prendiamo atto e andiamo avanti, quindi voglio dire, quindi questo è un altro aspetto, un altro problema. Per chiudere il discorso sulla tua domanda, io ti dico che parlando di storia e di statistiche devo dire che le percentuali indicano vittoria fiorentina e vittoria Milan. Poi facciamo il giro. Volevo dire una cosa tranquillo. Per Riccardo ma positiva, positiva. Oggi ho fatto un po' di telefonate e quant'altro. Per gestire cosa? Per il top, perché Jovetic sembra ormai... Con calma, poi lì ci arriviamo, anche perché quello me lo dovete spiegare. La Juventus, oltre a Jovetic, acquisterà anche un altro grande campione. Allora, poi glielo diremo. E poi vediamo. Percentuali asettiche di Maurizio Zini. Ma io dico 90 e 10, mi dispiace. Per la Fiorentina 90? No, impossibile questa, perché Ermila che si lasci sfuggire questa occasione di tornare in Champions, la vedo veramente dura. La sua lazialità come esce? Ermilan. Vabbè. Mi dispiace perché la Fiorentina, per quanto ha fatto ultimamente, meritava e merita davvero. Sai che non si può dire per gli opinion maker rossoneri milanesi, non si può dire. Beh, io lo dico, io sono che libero. La Fiorentina merita più del Milan il terzo posto. Ma io voglio dire, è vero, noi siamo dei minus. Siamo in Serie C, prima divisione. Poveracci? Poveracci. Noi non facciamo parte di quel nord che è laureato ad Harvard nel mondo del calcio. Esatto. Sono contento. E al nord siamo romani. Milano e anche Torino, perché voglio dire lì c'è nord, geograficamente parlando c'è il Gotha, però voglio dire andiamo avanti lo stesso. Bene. Non è un problema, capito? Non è un problema. E quindi ti lo dice uno che c'è stato 35 anni benissimo. Se sei resistito vuol dire che hai una medaglia d'oro al valore. Tra l'altro io sono un po' terrorizzato Da che cosa? Perché settimana prossima devo andare a Milano, dove vive mio fratello, per degli impegni di famiglia. No, ma sono tranquilli, Sì, sì, no, però non so, magari mi danno del poveraccio. No, ti danno il poveraccio, te lo pigli, torni a casa, è stato lo sei. Ma come vai? Con una carriola, con un carretto? No, col fagotto? Mi porta un abruzzese. Ma come? Ma siamo un abruzzese rosso nero. Siamo poveracci. Tommaso, siamo poveracci. Che come si fa? 90-10. Ho chiesto un passaggio all'abruzzese. E dicevo, Giorgio, 90-10. Proprio per questo motivo che sappiamo tutti il Milan cosa significa, soprattutto in questo momento e in questa crisi che c'è, cosa significa andare in Champions League. In Champions League. Non ti viene bene, Non mi viene bene. Hai problemi di pronuncia. Non mi viene bene. E vabbè. Sei stato all'estero. E quindi dicevo che il Milan, secondo me, farà più strada della Fiorentina. Purtroppo è così. Spero comunque di essere presente, come ero presente contro il Perugia, che la Fiorentina vinse il campionato. Se è possibile, dove? Di venire allo stadio. Ah, in Serie B dici? In Serie B? Riccardo, lo spareggio? Sì, tra l'altro anche su quella c'è una bella. A Perugia, lo spareggio a Perugia. Zlatko Kalac. A parte... Cominciò tutto lì, Non ho capito, ma va bene lo stesso. Scusa, il pareggio, lo spareggio di Serie B Fiorentina-Perugia?
a Firenze. Lì nel paleolitico. L'ha ricordato. L'ha ricordato giustamente. E ti ricordi qualche settimana fa Calaz cosa disse? Scusate, non mi distraete. Io per me Perugia è l'uragano meglio. Cioè, capito? Non io, mettete gli altri. Tommy, io ho vinto bene, uno scudetto. Tommy, ho detto bene o no? Ho vinto uno scudetto secondo i tifosi della Juventus per colpa di Collina. Si chiama bene lo stesso. Che è tifoso laziale. Ne avevo perso un altro l'anno prima per colpa di Eriksson, ma quella è un'altra storia, capito? Riccardo, asetticamente quante percentuali? Non ci sono. Come non purtroppo ci sono? Non ci sono, perché vincerà il Milan, vincerà la Fiorentina, ma zero, non cambia niente. Zero non per non dare possibilità alla Fiorentina, ma e lo dico purtroppo, che a parte il campanilismo che regna in Toscana, ragione, Siena, Riccardo, Firenze, ragione, no, andiamo, andiamo, ma ci mancherebbe altro, parlando di calcio in maniera asettica e abbastanza seria e professionale. Dico che non c'è possibilità, ma per come sono messe le squadre, il Siena, trovi un Siena ormai svogliato, ormai che non ha neanche, credo, lo spirito giusto per affrontare una partita di questo livello, di questa importanza. Per cui... Ti posso fare una domanda, Riccardo, visto che tu vivi a Siena?